centinaio di pagine del celebre Addio alle armi di Ernest Hemingway sono dedicate a un pomeriggio trascorso alle corse a San Siro. Hemingway fu uno dei più grandi romanzieri del secolo scorso e scrisse Addio alle armi che non aveva neppure 30 anni. Era una storia di guerra e d'amore, d'impianto autobiografico, dal momento che giovanissimo aveva partecipato alla Prima Guerra Mondiale e visto con i suoi occhi la disfatta di Caporetto. Trasportava i feriti per la Croce Rossa e lui stesso fu anche ferito. Il libro uscì nel mondo nel 1929. In Italia fu bloccato perché antimilitarista e Fernanda Pivano, che lo tradusse e lo fece girare prima della sua pubblicazione italiana del 1945, fu perfino arrestata. Queste cifre per spiegare l'incertezza sulla datazione della realtà ippica raccontata. Si parlava dei tempi di Caporetto, cioè del vecchio San Siro, o di quelli successivi, cioè del nuovo San Siro inaugurato nel 1920. Nel dubbio, oltre ad un rarissimo cameo dell'Arche del 59 che vide proprio Hemingway in tribuna, troverete le immagini di San Siro come era e come cambiò. I personaggi, oltre ad Hemingway, voce narrante, erano Crodwell Rogers, con la testa fasciata per una ferita di guerra, Catherine Ferguson, l'informatore Myers, con la moglie espertissima, e un personaggio inatteso, il castrone baio oscuro Japalak. A San Siro si va su una carrozza scoperta, un po' come facevano nell'Ottocento. Poi, una volta entrati senza pagare il biglietto, perché vestivano l'uniforme, vengono descritte le vecchie tribune di legno, i picchetti e il bar con le sedie di ferro. Pochi elogi per la popolazione ippica. Secondo Hemingway, gente cacciata via da tutti gli ippodromi del mondo ed approdata in Italia. Poi ecco entrare in scena Japalak, che girava nervoso al tondino con gli altri cavalli. Crodwell disse che sembrava tinto di viola e tutti annuirono, ma per quanto nervoso nessuno riusciva a distogliere lo sguardo dal vecchio castrone. Al picchetto aprì a 35 contro 1 e, malgrado tutti ironizzassero sull'inusitatezza del suo colore, alla fine di nascosto se ne andarono a giocarlo al totalizzatore, immaginando chissà quale colpaccio. Non c'erano ancora i nastri e lo starter raccoglieva i cavalli per poi liberarli con la bandiera. Japalak se ne andò smaniando in testa ed in breve guadagnò vistosamente terreno sul gruppo per concludere poi solitario in vantaggio di una quindicina di lunghezze sul secondo. Subito Japalak non fu più oggetto di battute. Soltanto Cromwell, che l'aveva scommesso al tot, ironizzò sull'opportunità che avrebbero dovuto attendere, prima di lavarlo, che le scommesse fossero state pagate. La brutta notizia la portò poi l'informatore Myers, che raccontò che alla fine lo avevano giocato praticamente tutti e che al totalizzatore non avrebbe pagato molto. Catherine, che s'era già spesa nella sua mente la bella vincita di 3.000 lire, ci rimase malissimo quando venne fuori che la quota del cavallo era di 18,50, cioè sotto la pari della puntata. Tutti decisero che la corsa successiva non avrebbero scommesso che su di un outsider e scelsero la poco incoraggiante Light for Me, che arrivò penultima. La delusione, attendendo lo Steeple, che sarebbe stato la corsa successiva, la consumarono al bar che aveva le sedie di ferro. Quello che stupisce a un secolo di distanza da quei racconti è l'incredibile attualità della storia, uno spaccato di vita ippica che potrebbe benissimo essere dei giorni nostri, con la quota che crolla, l'outsider sulla carta che diventa favorito all'ultimo momento, i personaggi sempre alle prese e alle corse con la scaramanzia ed il fatalismo. Ma la lieve ed ironica descrizione di Hemingway di una giornata qualunque all'ippodromo rende ancora immortali quelle poche pagine. Arriva ma sola il
tu e la tace prendemi sulla mano.